Chiamiamo ad intervenire il dottor Proietto, dirigente dell'ufficio, quinto ufficio scolastico regionale Lombardia, ordinamenti e politiche per gli studenti. E al dottor... Vuole intervenire anche lei, dottoressa De Maria? No. Al dottor Proietto chiediamo gentilmente di illustrare le prospettive future per gli studenti alla luce dei decreti legislativi e in particolare della riforma dell'istruzione e formazione degli istituti professionali. Grazie. Buongiorno a tutti, non credo che riuscirò a farlo. Comunque, vi ringrazio per l'invito. Ringrazio la dirigente Subrizio per l'organizzazione e per essere il motore instancabile di questa vostra iniziativa. Vi porto i saluti della dottoressa Campanelli, dirigente dell'ufficio scolastico territoriale. Due parole su di me perché sappiate chi sono. In questa fase della mia vita svolgo questo ruolo di dirigere l'ufficio quinto, che si occupa di ordinamenti, di norme, quindi di cose molto, ahimè, pratiche e meno disposte al volo di quanto non si sia stamattina. E nel precedenza, fino a 2 anni fa, ho fatto il preside, l'ho fatto per 23 anni in scuole di vario tipo, licei, tecnici industriali, tecnici commerciali, professionali, insomma un buon giro in tutto, perché mi piaceva cambiare, perché ritengo che in quel lavoro lì in particolare si dovesse cambiare periodicamente per una serie di motivi. Ma io, guardate, in questi giorni, nello scrivere questi appunti per oggi, pensavo che siamo di fronte a una difficoltà. Io amo essere pratico, lo so che magari sarebbe più appagante per l'uditorio o furbo per me fare un discorso tutto in positivo, però ho sempre cercato nella mia vita di essere pratico e di sfuggire gli aspetti teorici. E guardate, i profili sono quanto di più scivoloso possa esistere al mondo, perché ci danno delle idee che poi la realtà si incarica di riportare a cose tristi e vere, cioè al rapporto col lavoro vero. Quindi vorrei essere appunto concreto in questo. Mi scuso se magari dirò delle cose che non condividerete, ma è meglio essere chiari. Io partirei come sono partito nella mia riflessione quando ho pensato di scrivere questi appunti, proprio dalla difficoltà, come la vedo io, crisi generale di identità di tutto il percorso dell'istruzione professionale. Questa non è una cosa nuova, questa è una cosa che è data dagli anni 90, dalle scelte che sono state fatte negli anni 90. Io, nel mio piccolo, non come dirigente dell'ufficio quinto, ma come Roberto Proietto, dico dalle scelte scellerate fatte negli anni 90, quando si è scelta una torsione di tutta la scuola italiana verso il liceo, verso cioè un tipo di insegnamento e di apprendimento puramente teorico, contrabbandando questo come un elemento di democrazia, come se la democrazia, cioè la scuola per tutti, volesse dire declinare il liceo classico a vari livelli. Per cui abbiamo trasformato la nostra scuola, anche il nerbo della scuola italiana, quello che aveva fatto la grande scolarizzazione degli anni 60 e 70, cioè il settore tecnico e professionale, l'abbiamo convertita a una scimmiottatura del liceo, rarefazione dei laboratori e l'idea che appunto l'apprendimento fosse solo quello che si opera sui banchi e quindi per discipline. Guardate che la storia dell'istruzione professionale non è fuori da questo discorso generale della scuola italiana, e qualche idea di collocarla diversamente per renderla adeguata alle richieste della realtà c'era, magari con delle proposte che molti di voi forse non hanno condiviso, ma Bassanini alla fine degli anni 90 ci ha provato, suscitando un vespaio di critiche. Statalizzazione a
tutti i costi, quinquennio a tutti i costi, eccetera, eccetera, eccetera. Le idee su questo possono essere diverse, dico che però dei passaggi ci sono stati, fino ad arrivare, storia degli ultimi 15 anni, con dei punti poi di formalizzazione nelle varie leggi, a questo assurdo tutto italiano della separazione di due canali nell'area professionale. Assurdo tutto italiano che in molti altri paesi non esiste. E allora guardate, dato che mi è stato chiesto di parlare delle prospettive alla luce del decreto, ho detto prima, non lo farò, cioè non sono in grado di dire quali sono le prospettive, è un problema che riguarda il MIUR, poi dirò qualcosa, ma insomma non è alla mia portata sicuramente. Però intanto vi faccio notare che uno degli scopi del decreto, dichiarato subito, nella prima pagina, prendete anche la redazione illustrativa, è detto in modo ancora più chiaro, abituatevi a leggere anche le relazioni illustrative rispetto ai decreti, perché sono utili. Il primo scopo del decreto è proprio quello di riaffermare l'identità dell'istruzione professionale. È una cosa che manca, quindi, se la dobbiamo puntualizzare. Guardate che non era anche questa l'unica scelta. La delega che è stata data al governo parlava di questo. C'era chi magari aveva idee diverse sull'operazione che andava condotta sull'area professionale, ma è stata fatta questa scelta attraverso la delega, la natura e il contenuto della delega. Teniamo l'istruzione professionale, ma ne dobbiamo riscrivere l'identità, questo è il mandato, e questo dichiara il decreto. Vogliamo fare questa cosa in modo che sia chiara la distinzione tra istruzione tecnica, istruzione professionale e istruzione e formazione professionale, ponendo fine, è detto in modo chiaro nel decreto e nella relazione amministrativa, alle sovrapposizioni e facendo in modo che uno studente di terza media all'uscita possa scegliere con chiarezza. Questo è il mandato, no? Questo è lo scopo dichiarato. Poi dopo ci sono i passaggi di cui parleremo, ma guardate che questa cosa che ci sembra sacrosanta, beh, non è detto che non ci ponga dei problemi, nell'ambito del problema di cui stiamo parlando stamattina. Superare le sovrapposizioni, distinguere nettamente, non è detto che non ci ponga dei problemi, teniamolo presente. Io non dico che sia giusto o sbagliato, diciamo che non è detto che dal punto di vista ordinamentale non ci ponga dei problemi. Secondo scopo del decreto non c'entra direttamente con quello che ci stiamo dicendo stamattina, ma ve lo voglio ricordare, o meglio, vi prego di fare attenzione, so che la state già facendo, ma diciamo così, insisto. Il secondo scopo è quello, dichiarato anche questo e detto esplicitamente nella relazione illustrativa, nei primi capoversi, di abbattere l'alto tasso di insuccesso presente in questo segmento scolastico, per la natura della popolazione scolastica, per una serie di... adesso non avrete fatto dentro di voi nel buio della vostra cameretta, ma anche nelle vostre riunioni, tutte le riflessioni possibili, ma intanto questo è l'altro scopo, e a questo è legato tutto il ragionamento relativo all'innovazione didattica e organizzativa contenuta nei due articoli che secondo me, però guardate, visione mia, secondo me sono gli articoli chiave di questo decreto, cioè gli articoli in cui si concentra l'attenzione sul biennio, si parla della suddivisione possibile in periodi anche a scavalco di anni diversi, si centra tutta l'attenzione sulle unità di apprendimento, si parla di livelli diversi all'interno delle classi in relazione alle singole unità di apprendimento, per questa magari in un modo, per quell'altra magari nell'altro, cioè si pongono le basi per superare quella assurdo, non lo so, comunque quel vincolo che però è contenuto ancora nella norma di PR 122, quello sulla valutazione, per cui alla fine dell'anno dobbiamo dichiarare che tutti sono arrivati al livello giusto per poterli passare all'anno successivo. Noi siamo ancora qui che, nonostante quello che dice il decreto delegato sulla valutazione e sull'esame di Stato, dovremo dichiarare che tutti hanno raggiunto il 6 per metterli all'esame. Io francamente ce ne ho piene le tasche di questa cosa, però è andata così, pazienza, ma il DPR 122 c'è ancora, qui si pongono le basi per superare questa cosa,
mutuandole da quello che è stato fatto col 263 per l'istruzione degli adulti, che prima di tutti gli altri pone al centro il progetto individuale della persona, prima ancora che il piano personalizzato che la scuola deve costruire e sulla quale deve assegnare un tutor, eccetera, 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 come avrete letto si dice nel decreto. Quello che c'è dietro è il diritto della persona a costruirsi un progetto individualizzato di vita, di studio e di vita. Siamo alla legge 92 sull'educazione permanente, altro testo fondamentale secondo me che dovremmo tenere tutti sul nostro comodino. Quindi il tentativo è questo, e questo è il secondo scopo. Io chiudo su questa cosa, perché però ci volevo mettere un punto di attenzione, perché secondo me vi pone degli obiettivi, e io mi aspetto molto dalla riflessione che nelle vostre scuole condurrete, io personalmente, non l'istituzione, anche l'istituzione, ma io non posso dire di rappresentarla, insomma aspetto molto. Abbiamo di fronte una riflessione profonda, una modifica dell'approccio didattico nel biennio, segnatamente nel biennio, l'utilizzo di questi strumenti di massima flessibilità. Torniamo all'identità, però, che è quello che ci riguarda quando parliamo di profili. Guardate, questo discorso della liceizzazione, per cui noi abbiamo scambiato l'idea di fornire a tutti le competenze di cittadinanza per inserirsi nel mondo, l'abbiamo scambiata con la scuola teorica. Fornire gli studenti di cittadinanza a tutti voleva dirgli dare più teoria. Giustamente il professor Maglia prima ricordava quanto sia importante, per esempio, l'alternanza scuola-lavoro per poter agganciare e innestare lì una didattica di tipo induttivo, perché lì per forza si parla di competenze, e si parla di competenze che possono essere costruite forse meglio in ambiente di lavoro piuttosto che a scuola. Quello è il grande senso dell'alternanza scuola-lavoro, che sono le competenze di carattere trasversale, saper collaborare, rivedere la propria esperienza, come ricordava il professor Maglia, lavorare per un progetto, rispettare i tempi, dover rendere conto, eccetera, eccetera, e guarda caso sono poi anche le competenze, oltre che essere di cittadinanza in generale, sono le competenze maggiormente richieste oggi sul mondo del lavoro, forse più delle competenze di indirizzo. Quindi quel pezzo lì trova difficoltà, l'alternanza scuola-lavoro, cioè sta incontrando difficoltà per alcuni motivi di contesto, ma secondo me prioritariamente per un problema di carattere culturale, perché la scuola italiana è lontana le mille miglia da quell'impostazione. La scuola italiana, perdonatemi, non solo il liceo, chiaro, segnatamente il liceo, ma non solo il liceo, corrisponde più o meno a quello che ha scritto una docente proprio l'anno scorso in autunno, mentre noi facevamo un seminario a Bergamo con tutti i referenti di alternanza delle scuole superiori della Lombardia. Una docente scriveva casualmente su Repubblica contro l'alternanza scuola-lavoro, perché scolè vuol dire libertà dalla necessità e dunque dal lavoro, e dunque studio teorico. Questo è l'impianto che pervade tutta la scuola italiana, e che ha fatto danni dappertutto, ma secondo me ha fatto danni da tante parti, ma tra di noi in modo particolare, perché ha creato uno scollamento. Se i profili sono costruiti su questa logica, è chiaro che c'è un immediato scollamento con quello che richiede il mondo del lavoro, cioè c'è uno scollamento tra i profili e le professioni. Se a questo ci aggiungete la rigidità degli ordinamenti, la rigidità degli organici, avete un combinato disposto, come si usa dire, che guardate è micidiale. E mettiamoci poi il fatto che l'istruzione professionale si deve raccordare, ricordate gli organici raccordi? Quante volte l'abbiamo letto, eh? Si deve raccordare con un mondo che è quello delle qualifiche regionali, che prima veniva ricordato, il professor Gallana lo diceva con grande chiarezza. È tutto e il contrario di tutto, non lo dico in modo dispregiativo, lo dice la nostra Costituzione, che è compito loro occuparsi di questo pezzo. E però le qualifiche vogliono dire, la stessa qualifica vuole dire 10.000 cose diverse. Guardate, la stessa cosa è paradossale, ma la stessa cosa succede con le università. Provate a spiegare agli studenti di quinta cosa sono alcuni corsi di laurea,
con l'autonomia universitaria, i corsi di laurea che hanno lo stesso nome vogliono dire cose diverse, e corsi di laurea che hanno nomi diversi vogliono dire la stessa cosa. Però qui è ancora peggio, perché c'è una potestà delle regioni che è di rango costituzionale, quindi è intoccabile, e però c'è questo problema. Quindi secondo me il settore sociosanitario, adesso non lo voglio dire perché sono qui, ma insomma il settore sociosanitario è il punto massimo di caduta di questo casino, perdonatemi la parola, perché per noi in Lombardia in particolare, perché abbiamo a che fare con una regione in cui l'istruzione e formazione professionale funzionano, anzi esistono prima ancora che funzionano. Ora, io capisco la necessità di costruire una rete nazionale, ma sicuramente i vostri colleghi di altre regioni, in cui le regioni non esistono sul piano di istruzione e formazione professionale, hanno problemi che non voglio dire siano maggiori o minori, diciamo semplicemente diversi. D'accordo? Noi qui abbiamo un interlocutore, che è Regione Lombardia, che è un interlocutore per fortuna forte, e non sto esprimendo una valutazione di carattere politica, sto parlando di un dato di fatto. Qui la formazione professionale c'è, e guardate, mediamente funziona, e dunque abbiamo un interlocutore che dice, per entrare una cosa di cui puoi dire qualcosa dopo, che dice, ma la mia qualifica di OS è diversa da quella della Liguria, è diversa da quella della Toscana. Non so se avete seguito, adesso non entro nel merito, ma noi abbiamo dei criteri di accesso, 18 anni, diploma oppure qualifica, eccetera, eccetera, che gli altri si sognano. Ecco perché noi non diamo dire... Questi discorsi ce li siamo sentiti fare, e ci possono anche non piacere, ma entro certi limiti, guardate, lo vorrei sottolineare tre volte, entro certi limiti per capirci, però entro certi limiti sono inoppugnabili. Ma torno a quello da cui sono partito, cioè questo aumenta la confusione, per cui il socio sanitario è il settore in cui questa confusione viene maggiormente a galla e crea maggiormente guai. Proprio per questo, grazie, proprio per questo secondo me è estremamente interessante la vostra iniziativa, veramente, già quella dell'anno scorso, per tre cose soprattutto. Vorrei sottolineare tre cose che mi sembrano interessanti, perché permette di riflettere innanzitutto in modo concreto, pratico. Forse a me che piace questa cosa, perché ho detto prima che amo i discorsi pratici, ma insomma permette di ragionare in modo pratico sul rapporto con il mondo del lavoro e sulla situazione in cui si trovano i nostri ragazzi quando escono dal nostro percorso, indipendentemente dalla, virgolette, bellezza del nostro percorso. Cioè, indipendentemente da quello che facciamo, dall'energia che ci mettete, dal tentativo di costruire figure, ma voi nei vostri documenti dite una cosa chiara. Per andare a lavorare in quelle strutture lì, che sono strutture accreditate dalla regione, serve la qualifica di OS. Punto. Guardate che è un'affermazione lapidaria ma molto concreta, e il fatto di essere partiti da lì per ragionare secondo me testimonia del vostro legame con la realtà, e quindi mi è piaciuto. Cioè, finalmente qualcuno che non si mette a ragionare di massimi sistemi o solo di massimi sistemi, ma fa un aggancio concreto con la realtà e quindi individua lì il problema da risolvere, per fare in modo che il titolo che rilasciamo nell'ambito di un profilo particolarmente interessante e ricco come l'abbiamo costruito e descritto non sia fuori mercato, per essere proprio piatto. Scusate se sono, come dire, Seconda cosa, l'interessante è che abbiate agganciato la riflessione sul profilo a un'analisi del contesto. Io su questo non dico nulla, perché il professor Gallana è stato esaurientissimo. La trasformazione della società, il fatto che ci siano sempre più anziani, le migrazioni, insomma tutto quello che il professor Galan ha detto è importantissimo. L'importanza cioè delle professioni che si occupano della filiera della cura alla persona in futuro, perché qui si tratta di fare una scelta per il nostro paese. Noi prima, finora abbiamo fatto una scelta, no, ci siamo accomodati su un dato di, non noi qui dentro, cioè il nostro paese,
si è accomodato su un dato di fatto furbetto, e cioè sull'importanza che tanti hanno analizzato della famiglia come ammortizzatore sociale. Poi andiamo a fare le campagne sulla natalità e ci mettiamo pure il bonus, senza parlare dei servizi. Col cavolo che mettono al mondo più figli, scusate. Cioè, altri paesi hanno tutt'altri servizi che sostengono questa richiesta. La Francia, vi ricorderete, non so, i manifesti francesi di almeno 15 anni fa, no, con quel bambino che diceva forse sono un problema, no? E lì lanciavano una campagna sulla natalità, ma supportandola da un'iniezione nei servizi sociali. Noi abbiamo sempre buttato tutto sulla famiglia, e con quella struttura che descriveva il professor Gallana questa cosa viene meno, o perlomeno si riduce, e quindi c'è bisogno di fare seriamente la scelta per servizi alla persona. Vabbè, insomma, le cose che diceva il professor Gallana io non ripeto, se non sottolineare il fatto che accanto alla famiglia l'altra cosa bellissima che i nostri quotidiani sottolineano come se fosse un nostro punto forte è il forte ruolo che il volontariato ha. Ma signori, anche lì è una coperta un po' cortina, sarà una cosa bella, ma non possiamo dire che tutta questa area che tende ad esplodere la diamo in carico alle famiglie e al volontariato. Il paese deve fare una scelta con le modalità che si diceva prima, e quindi la necessità di ridefinire anche le figure professionali, se vogliamo fare questa scelta, ridefinire le figure professionali. La terza cosa che mi è sembrata interessante nel vostro lavoro è una riflessione su come si può operare per costruire queste nuove figure professionali, e cioè lavorando sugli spazi di autonomia e flessibilità, quelli che sono definiti da Mo, come lo sapete, ma che non abbiamo mai usato o mai potuto usare per vincoli di carattere normativo, primo fra tutti l'organico. Tu puoi dire finché vuoi che puoi agire in autonomia sulle quote orarie, ma non devi creare sovranumerari, allora con l'organico blindato non fai nulla, così come non abbiamo fatto quasi nulla, anche però per un po' di resistenza di carattere culturale, cioè poi dopo di queste cose. Ma adesso forse qualche possibilità in più c'è, non del tutto come volevamo, ma in prospettiva, parlo ovviamente dell'organico potenziato, destinata un pochino forse a migliorare, ad allargarsi, ma l'importante dal punto di vista concettuale è la volontà di agire su autonomia e flessibilità per non ridefinire i profili, ma declinare i profili in competenze, abilità e conoscenze che rispondano maggiormente ai bisogni del territorio. Oh signori, questa cosa c'era anche nel decreto, nel DPR 87. Se andate a leggere il DPR 87 si parla degli esiti di apprendimento che la singola scuola declina in competenze, conoscenze e abilità. Per cui sono, mi perdonerà la collega di Igiene, sono rimasto un po' colpito stamattina quando ho sentito parlare di programma che non esiste più. Lo so, l'obiezione che fate, a maggior ragione quest'anno in cui Igiene è in quinta, ma abbiamo poi l'esame. Io sono insoddisfatto, lo dichiaro, dell'esito della delega sulla valutazione da questo punto di vista, e cioè che si sia scelto di fare una delega sulla valutazione per il primo ciclo e per il secondo ciclo no. Se leggete il testo della delega è questo, primo ciclo valutazione ed esami, secondo ciclo esami. Questo era il mandato che il governo aveva dal Parlamento. Triste, non casuale, triste. Però intanto lo spazio di flessibilità c'è. Come si coniughi questo con un rapporto tra una didattica per competenze e una valutazione che è costruita sulle discipline è oggetto di una riflessione che stiamo conducendo tutti. Settimana scorsa abbiamo fatto un seminario sull'alternanza scuola-lavoro che aveva questo obiettivo. Perché l'alternanza scuola-lavoro non si fa se non si ragiona di competenze e non si misura il raggiungimento delle competenze. E come raccordiamo questo alla valutazione? Come raccordiamo questo al DPR 122, cioè alla valutazione per discipline? Si tratta di fare in modo che anche la progettazione per discipline sia su competenze. E questo è possibile già adesso, però. Diciamo che però mancano ancora dei pezzi, ma intanto questo mi sembra un terreno interessante, così come la volontà vostra che avete
espresso di lavorare sull'autonomia e sulla flessibilità per riflettere su, guardate, vuol dire una cosa molto concreta a partire dal decreto, cioè riflettere sulle unità di apprendimento che sono a vostra portata, sono nelle mani delle scuole e non sono degli elenchi di contenuti, ma sono delle strutture a carattere interdisciplinare o multidisciplinare. Ma guardate che riflettere bene sull'unità di apprendimento vuol dire avere più forza poi per chiedere il riconoscimento di crediti, dove credete che si sostanzino i crediti eventualmente riconosciuti, se non sul fatto di poter dimostrare di aver percorso una strada fatta di unità di apprendimento che vadano nella direzione della costruzione di quelle competenze. Quindi non è una cosina da poco mettersi lì a leggere il decreto e a riflettere su che cos'è un'unità di apprendimento. Per me questa è ricerca e sperimentazione. C'è dal DPR 419 del 74 questo concetto, ma quando mai le nostre scuole sono stati centri di ricerca e sperimentazione? Non parliamo delle sperimentazioni assistite che abbiamo vissuto tutti negli anni 90, non parliamo nemmeno delle scuole sperimentali, che poi dai e dai, sperimentali non sono, vabbè che in Italia tiriamo per 26 anni la sperimentazione dell'esame di maturità, come abbiamo fatto, però insomma, questa è ricerca e sperimentazione, il corpo docente che si mette insieme, ragiona, riflette, trova delle soluzioni sul piano didattico, utilizzando gli spazi, dal mio punto di vista, grandi di flessibilità che questo decreto introduce per l'istruzione professionale, non ancora per gli altri. Detto questo, il come uscirà, come usciranno i regolamenti è un problema del MIUR, poi adesso dirò qualcosa, ma insomma è un problema del MIUR, non è cosa su cui io possa dire alcunché. Ricordo solo che si tratta di costruire un regolamento che definisca il profilo, non che definisca le qualifiche regionali, occhio, sono due cose diverse. Va bene che c'è il discorso della correlazione e così via, ma non diamo al governo con un regolamento compiti che non sono di un regolamento ministeriale, ma sono della conferenza Stato-Regioni e ancora a monte della potestà delle singole regioni. Non lo dico per non creare aspettative, è importante, così come non bisognava avere aspettative al di là di quello che i testi delle varie deleghe scrivevano, e quindi era ingiusto aspettarsi, una volta fatta la delega sulla valutazione così come uscita dal Parlamento, era ingiusto aspettarsi che il governo mettesse mano al DPR 122 per la scuola secondaria, perché c'è qualcuno che ha detto ma come, vi siete limitati all'esame? Certo, la delega diceva quello. Allo stesso modo questo è un regolamento sui profili, non sulle qualifiche, che non sono nella potestà di un regolamento ministeriale. Lo dico per fare in modo di non aspettarsi cose diverse, ma comunque i regolamenti dovranno definire i profili, c'è scritto, no? Relazionarle ai codici ATECO, eccetera, eccetera. Stabilire la correlazione con l'istruzione e formazione professionale per facilitare i passaggi. Dovranno cercare, certo, di costruire un quadro unitario. Io auspico che questa cosa non sia fatta nel chiuso delle stanze ministeriali. Secondo me, per esempio, il ruolo non solo della rete delle scuole professionali, così come dice il decreto, ma di una rete come la vostra deve essere riconosciuto. Per quello che dite giustamente voi nei vostri documenti, e cioè noi conosciamo gli studenti, noi conosciamo i territori, ma mi piace di più il primo pezzo, cioè noi conosciamo gli studenti, conosciamo le loro caratteristiche e anche le loro aspettative di vita, non nel senso temporale, ma nel senso del progetto di vita. E quindi possiamo contribuire a costruire questo profilo. Non è una decisione dell'USR, ovviamente, ma per quanto ci riguarda, noi appoggeremo questa richiesta che la rete nazionale, per i motivi che ho detto, venga coinvolta nella definizione di questi nuovi profili, nell'emanazione, cioè, di questo decreto. Così come, pienamente d'accordo, al di là dei poteri del decreto, insomma, pienamente d'accordo nel senso sulla richiesta che si metta mano a un quadro unitario delle qualifiche, così come veniva detto prima. Particolarmente importante per noi di Regione Lombardia,
per i motivi che dicevo prima. Paradossalmente questa forza del segmento in Regione Lombardia diventa un elemento di difficoltà nel momento in cui si va a cercare di costruire un quadro unitario. Non è che le regioni tra di loro vadano d'amore d'accordo, anche quelle con lo stesso orientamento politico. Su alcune scelte dicono: no, caro, noi abbiamo scelto così, abbiamo un settore forte che fa così e quindi ce lo teniamo. Non so se adesso io sto cercando di banalizzare, ma c'è anche questo che crea difficoltà nella costruzione di un quadro unitario. Però il ruolo della rete, secondo me, deve essere fondamentale, così come c'entra poco con quest'ultima cosa, però deve essere fondamentale anche il ruolo della rete, mi interessa regionale, perché poi è quello di cui ci occupiamo noi. Questa costituenda rete regionale dovrebbe assumersi anche dei compiti di accompagnamento alla transizione al nuovo percorso delineato dal decreto. Il decreto parla di misure di accompagnamento, ma guardate, il modello che abbiamo cercato di seguire come ufficio scolastico regionale nel recente passato è quello di dare alle scuole la possibilità di avere un ruolo, per esempio, nella formazione. Perché le scuole hanno le competenze, non è l'esperto che ti viene da lontano e ti racconta le cose. La formazione sull'alternanza scuola-lavoro l'abbiamo condotta negli anni pre-107, ma anche dopo, con la rete delle scuole che praticano alternanza in Lombardia, che era una rete particolarmente solida. Mi piacerebbe che la stessa cosa si potesse porre a partire da voi, che riunite le scuole di un settore dell'istruzione professionale, ma mi piacerebbe che si potesse condurre l'accompagnamento al passaggio al nuovo, non dico ordinamento, perché non è un nuovo ordinamento, ma il nuovo impianto didattico organizzativo, con un forte contributo di riflessione e di formazione da parte della rete, perché le reti servono anche a questo, a mettere insieme le competenze. Chiudo. Una cosa non so se sgradevole, forse sì, ma no, dai, poi non è che abbia detto tutte cose sgradevoli. La cosa che però personalmente anche qui mi trova un po' più perplesso è la richiesta di una nuova qualifica professionale. Perplesso perché è un compito delle regioni, nasce attraverso altri percorsi. Sono perplesso, però posso sbagliare, anzi sicuramente sbaglio, non lo so, ma sono perplesso perché non è la proliferazione dei titoli che ci salva rispetto alle mancate prospettive occupazionali. C'è una logica interna nella richiesta che voi fate, ma potrebbe essere letta come il tentativo di adeguare la realtà all'esistenza di un profilo che non trova sbocchi professionali, e dunque creiamo una qualifica che assomiglia più a noi, così noi poi possiamo più facilmente trovare riconoscimento. Poi guardate, sventagliando le qualifiche si innesterebbe o si potrebbe innestare una cosa analoga a quella simpatica diatriba che c'è tra gli infermieri e gli OS, per cui gli infermieri sulla differenza tra opera, coopera e collabora hanno costruito i volumi per dire che loro sono diversi. Non vorrei che poi, vabbè, ma in ogni caso io preferisco, o perlomeno l'USR ha preferito lavorare in concreto a partire dal vostro convegno dell'anno scorso, e quindi noi stiamo cercando di realizzare con la Regione Lombardia un accordo, cioè di firmare un protocollo per il riconoscimento dei crediti, di firmare un protocollo che mette che confronti i due percorsi, sociosanitario e OS, valorizzi e apprezzi le aree comuni, definisca le possibili integrazioni e poi si traduca in riconoscimento dei crediti. Riconoscimento di crediti per i diplomati, quelli che sono già diplomati, che attraverso percorsi di integrazione potrebbero essere ammessi all'esame di qualifica, e riconoscimento di crediti che si traducono invece in immediato accesso alla qualifica, ovviamente con una serie di paletti per quanto riguarda le parti teoriche, le parti di esercitazione e la parte di tirocinio presso strutture sociosanitarie o ospedaliere, perché è questo, no?
Ci stiamo lavorando, perdonatemi se non entro nel... siamo già a buon punto, c'è già una bozza di articolato, mettiamola così. Non entro nel merito perché è scorretto, perché non l'abbiamo ancora firmato. C'è stato un periodo nelle settimane scorse in cui abbiamo creduto di poter venire qui, a non dire le cose sgradevoli come qualcuno, ma a dire ecco qua, e invece no, perché non è così semplice. Sapete meglio di me che i soggetti sono vari, non è solo la Digi Istruzione e la Digi Welfare che interviene, anzi è la seconda che è un po' più padrona di una qualifica in campo sanitario rispetto alla prima. E quindi bisogna mettere insieme le persone, però vi posso solo dire che siamo a buon punto. In settimana abbiamo un incontro che noi speriamo sia ultimativo, cioè che preluda alla firma, per la pluralità dei soggetti in sto scegliendo le parole per la pluralità dei soggetti in gioco e per la delicatezza del momento a cui si aggiunge una possibile situazione preelettorale, guardate, mettete tutto, può anche darsi che veniamo messi di fronte a sorprese sgradevoli, ma noi speriamo di no, speriamo di no, speriamo di chiudere con questo protocollo che, ripeto, molto concretamente, poi dopo il ragionamento aulico preferisco lasciarlo, ma molto concretamente intervenga a rispondere a un bisogno, che è quello del riconoscimento dei crediti, l'accesso alla qualifica, come voi meglio di me avete presente. Noi ce la stiamo mettendo tutta, con il vostro appoggio e a partire dalla vostra riflessione dell'anno scorso. Speriamo, confidiamo, in ogni caso ve lo faremo sapere ovviamente al più presto. Conto però sul fatto che la vostra riflessione vada avanti, vi appoggeremo per quanto riguarda la richiesta di avere un ruolo quantomeno di consultazione nel discorso emanazione del regolamento, mi aspetto però che da parte vostra ci sia un ruolo di riflessione sulle misure di accompagnamento di cui parlavo prima. Grazie. La risposta è sì. Sì, lei parla di due titoli che erano in nostro possesso. Qui stiamo parlando di una qualifica che non appartiene a noi, appartiene a un altro soggetto costituzionalmente definito che si chiama Regione Lombardia nel nostro caso. Perché dice, l'ho spiegato, ma potremmo entrare nel merito, ma dice che il contenuto della sua qualifica è distante dal percorso nostro. Guardate, non mi sento di dargli torto, possiamo dire che sono cattivi, ma non mi sento di dargli torto. Mi pare che sia dal loro punto di vista, sulla base della pressione che avete fatto voi, sulla base della pressione che un pochino abbiamo fatto noi, sia già interessante il fatto che si mettano intorno alla tavola a parlare di crediti, ma il riconoscimento ipso facto, perdonatemi, no, non è possibile. Se poi volete continuare a insistere su quello, a me va benissimo, per carità. Dato che la domanda è utopistico, io do la mia risposta, sì. Io credo che la collega intendesse, i nostri ragazzi non possono fare magari un concorso perché il concorso era previsto per i tecnici dei servizi sociali, vecchio ordinamento diciamo, e non sono stati mai aggiornati a tecnico dei servizi sociosanitari, era questo che intendeva, credo, non gli OSS, vero? Questo è un altro problema. Ma se vi ricorderete, io sono partito da un'analisi che state conducendo voi, e cioè
l'accesso a una serie di strutture che per una serie di motivi sono convenzionate è consentito solo con la qualifica di OSS. Come facciamo a fare in modo che il nostro titolo di studio sia equiparato a quello? Questo è... Ho capito! Va bene. Possiamo anche lavorare su questo. Dal mio punto di vista, il fulcro della nostra azione è quello che dicevo prima. Cioè, l'arrivare a un protocollo che permetta lo slittamento sulla qualifica o il riconoscimento per la qualifica, perché è quello che dal punto di vista occupazionale conta. Scusatemi, ma è così. È un'analisi che avete condotto anche voi. Guardate, se firmiamo il protocollo con Regione Lombardia siamo ben oltre. Va bene. Allora, una cosa sull'esperienza del Piemonte. La Regione Piemonte, al momento attuale, riconosce i crediti ai ragazzi che hanno fatto il corso di tecnico dei servizi sociosanitari. Riconosce almeno 250 ore di credito per chi ha fatto il corso dei servizi sociosanitari e poi accede al corso OSS. Però prevede comunque che ci sia una selezione per entrare nei corsi OSS. Poi, non avendo previsto un percorso integrativo specifico, che cosa sta capitando? I ragazzi che accedono ai corsi OSS che vengono dalle nostre scuole si trovano magari nel fare il percorso dove 2 ore del mattino devono farlo. Poi c'è la parte di psicologia che gli è riconosciuta come credito. In teoria escono dal corso per poi rientrare magari nelle ore pomeridiane. Cioè, se non riuscite ad ottenere, come si è ottenuto in Veneto, come si è ottenuto in Emilia, come si è ottenuto in Toscana, come si è ottenuto in Sicilia, il fatto che i nostri ragazzi possano fare un percorso integrativo per arrivare alla qualifica OSS, che è studiato e modulato sulla base del percorso già fatto, si corre il rischio che, come è accaduto in Piemonte, una soluzione solo con i crediti non sia efficace. L'altra cosa che ci preoccupa rispetto alla definizione del nuovo profilo, ci preoccupa ma nello stesso tempo può essere una garanzia, ed è quello anche il motivo per il quale su alcune cose abbiamo sostenuto delle questioni, è che il nuovo profilo che verrà definito con un decreto interministeriale è sottoposto alla validazione, al parere della conferenza Stato-Regioni. Pertanto occorrerà arrivare lì con un profilo costruito, io mi auguro anche in collaborazione con le regioni, però con un profilo costruito che possa poi avere l'approvazione della conferenza Stato-Regioni, perché questo è essenziale, perché sennò quel decreto che riguarda il corso sanitario e sociale, senza il parere positivo della conferenza Stato-Regioni, non potrà essere emanato. Guardate che potrebbe essere dato un parere favorevole dalla conferenza unificata anche a un profilo che nulla dice su quello che chiedete voi, eh? Cioè loro se ne tengono fuori e dicono cosa ci costa dare un parere favorevole a questo? Quando dicevo prima che il decreto costruisce un profilo e non una qualifica, perché non è il suo compito, dicevo questo. Quanto al discorso Piemonte, allora, perdonatemi, non crediate che il confronto tra le varie regioni sia così immediato. Cioè non basta dire l'ha fatto la Sicilia, mo lo fa anche la Lombardia. Perché le qualifiche sono diverse. Lombardia dice, signori, nella nostra qualifica c'è scritto che si accede a 18 anni, che si accede con un titolo di secondario superiore o con una qualifica già acquisita. Altri no. E quindi come possiamo equiparare il nostro... Come possiamo fare come hanno fatto altri? Mi scuserete, non voglio sembrarvi, come dire, sbrigativo o voglio cavarmela, ma non me la sento di entrare nel merito di quello che stiamo
tentando di scrivere, perché sarebbe scorretto e creerei forse delle aspettative, però guardate, non è manco escluso che quello che poi si riesca a firmare si vada al di là di quello che veniva esposto prima per il Piemonte. Basta, consentitemi di non dire altro, perché non è nelle mie, cioè, se potessi firmarlo io e basta l'avrei già fatto. Grazie. Ringraziamo il dottor Proietto e speriamo che le sue aspettative sono anche le nostre, quindi ecco, si realizzino. A questo punto, non essendoci nessuno che rappresenti la regione Lombardia, penso che possiamo passare all'accordo di rete, no?